ricordo di Ivan Zazzaroni a Domenica in Davide Astori e Francesca Fioretti innamoratissimi, momento dedicato al ricordo di Davide Astori anche nella puntata di Domenica in del 4 marzo 2018. La notizia della morte del giovane calciatore ha sconvolto tutti. Davide doveva essere in campo oggi e invece purtroppo, non ha mai lasciato la sua camera d'albergo, dove è deceduto. Tra i ricordi più significativi quello di Ivan Zazzaroni che via social ha dato tra i primi la notizia della morte di Davide e ha anche lasciato subito dei commenti. Il giornalista infatti conosceva molto bene sua Davide che Francesca Fioretti, la sua compagna. Proprio per questo ha scelto di intervenire anche nel corso della puntata di Domenica in di oggi per parlare di quella che definisce una coppia bellissima. Erano innamoratissimi, rivela Zazzaroni. Ivan Zazzaroni a Domenica e ricorda Davide Astori a un pensiero per Francesca Fioretti e lei sua compagna Ivan non conosceva solo Davide ma anche la sua compagna e mamma della piccola Vittoria. Il giornalista infatti aveva lavorato anche con Francesca, quando lei era ancora molto giovane. A Domenica in il giornalista ha dichiarato, io conoscevo bene Davide, era un ragazzo estremamente attento, molto serio e per bene, sveglio, uno che amava crescere. Conoscevo Francesca, la compagna, perché a 16 anni iniziò a lavorare con me in televisione a Napoli. Una ragazza di una bellezza unica che aveva trovato in Davide il compagno ideale. Queste le parole di Ivan Zazzaroni che ha poi voluto parlare anche dei due ragazzi come coppia. Zazzaroni quindi parla di Davide e Francesca e descrive così il loro amore, erano due ragazzi estremamente innamorati. Lui era un ragazzo circolare, pieno di interessi, aveva raggiunto la maturità sportiva a Firenze tant'è che era diventato il capitano della Fiorentina. Un giocatore amatissimo da tutti, non mi meraviglio che i più turbati siano gli avversari. Credo che tutti siano rimasti basiti. A parte la giovane età a 31 anni il mio pensiero ora va a Francesca. Il loro amore era molto social, lo condividevano. E avevano una bambina di 2 anni, Vittoria, anche sui social Zazzaroni ha ricordato il calciatore parlando della storia con la sua amatissima Francesca.